Eccoci di nuovo insieme per la nostra diretta di ogni giorno, di quotidiana. Siamo puntuali come degli orologi svizzeri, giusto? Buongiorno, buongiorno da parte mia, da parte di Lana e da parte di Nicoletta. Allora, mercoledì, giro di boa della settimana, come diciamo sempre. Sei pronto? Guarda, sono prontissimo. Sei sono pronto? Arrivato. Poi oggi è una giornata lunghissima per sono noi. Sono arrivato all'alba stamattina. Perché noi questa sera, lo ricordiamo, faremo la nostra diretta dal Museo del Violino per presentare la nostra TV, il nostro palinsesto, i nostri programmi, tutti i conduttori, i giornalisti, tutta la squadra, la famiglia di Ore 12, ci saranno anche i tecnici. Tutti. Potrete vedere finalmente anche chi è dietro, non tutti perché sennò non riusciamo a realizzare la serata, però avremo una grande e bella rappresentanza, di questo siamo particolarmente felici, perché sapete, lo diciamo spesso, noi siamo davanti alla telecamera, ma per fare anche semplicemente queste 2 ore e mezza di diretta c'è una squadra di persone meno che sono che dietro le telecamere, che sono in regia, che fanno un palinsesto, che accolgono delle persone all'ingresso, che puliscono lo studio, quindi veramente è un modo anche per ricordare appunto che non siamo solamente noi che comunque ci mettiamo la faccia, ma c'è appunto una squadra e in questo caso proprio una famiglia che lavora a tante produzioni. Credete, Cremona 1 ha un'anomalia, che anche se è una TV comunque locale, perché comunque noi ci vediamo, siamo trasmessi in tutto il nord Italia, però è una televisione che produce tantissimo, facciamo un sacco di programmi. Chi vedrà questa sera si potrà rendere conto di tutti i programmi che realizziamo tutte le settimane e tutti i giorni. Allora, intanto vi diciamo cosa facciamo stamattina. Stamattina, come al solito, in Aspettando Mezzogiorno ci sono le nostre rubriche. Oggi mi sono ribellata e non farò il mio wow, ma farò del gossip. Poi ci saranno gli appuntamenti invece fissi, come la nostra storia, come il nostro momento dedicato ai video curiosi, ai Guinness dei primati, la rassegna stampa, il color stroll personology, che è nato oggi 10 di novembre. Come sarà? Giorno della metamorfosi. Il giorno della metamorfosi. Vi dico poi solo questo. Giocheremo con il disegno, invece in ore 12 oggi c'è la nostra psicologa come ogni mercoledì. C'è poi la nostra... Parleremo di musica. Avremo addirittura un collegamento dagli Stati Uniti d'America. Poi parleremo di arte con una delle artiste cremonesi che ci ha accolto nel suo studio. Avremo un filo diretto con gli Stati Uniti, perché l'artista cremonese che ospiteremo oggi ha fatto anche un'esposizione a New York, bene, mi sembra. Bene, vedi come siamo sul pezzo. Esatto. E poi ci collegheremo con i nostri amici di Castelverde per parlare di 2 cose, ma non vogliamo anticiparvi nulla. Vediamo. Faremo una sorpresa, comunque Castelverde, stay tuned. Sei stanca, piccola, stamattina? Ti ho fatto svegliare all'alba. Oh, mamma mia, ti lascio fare le coccole a Lana, intanto facciamo noi andiamo a vedere. Facciamo le coccole, noi ci facciamo un po' di coccole, va bene? Facciamo un po' di coccole noi. Ariete, se desideri fare pace con un ex o magari approfittare di questo periodo per mettere in chiaro alcune cose, sarà meglio agire subito. Toro, analizza con molta attenzione nuovi affari o nuove iniziative. Dovresti avere notato un miglioramento delle tue prestazioni e dei tuoi risultati. Non si esclude che possa arrivare qualcosa di nuovo. Gemelli, i single si diano da fare, la passionalità vince sempre. Cancro, i cambiamenti riguardano la vita di coppia. Gli impegni non sono pochi e ci sono buone speranze per le coppie che vogliono sposarsi o convivere. Hai trovato la chiave per andare avanti. Leone, fatti avanti se ti piace una persona e pensi di essere contraccambiato. Vergine, le persone che hanno avuto difficoltà possono recuperare, sentirsi più stabili. I progetti che discuti adesso daranno soddisfazione entro pochi mesi. Bilancia, è un periodo di transizione, ma anche di profondi cambiamenti che potranno essere rilevanti nella tua vita. Non esitare a farti avanti se c'è un amore in cui credi. Scorpione, si comincia a maturare qualche buon progetto per il futuro e questo riguarda anche i separati, che possono trovare una nuova emozione. Sagittario, iniziano ad esserci le prime buone soluzioni per i progetti che erano rimasti in sospeso, però aumenta lo stress. Ecco perché ogni tanto sarà bene riposare. Capricorno, se una storia è nata da qualche settimana, forse è troppo presto per considerarla solida. Attenzione alle parole di troppo. Acquario, hai paura di sbagliare e torna la voglia di fare polemica, o semplicemente c'è qualche problema di lavoro che comporta ansia.
Pesci, le occasioni che nascono in questo periodo sono interessanti, ma non così decisive. Cambiamenti probabili dopo una crisi piuttosto forte sono in arrivo. Spazio a nuovi progetti in vista dei prossimi giorni. Ragazzi, quindi attenti, attenzione, lo dico a tutti i miei colleghi, che oggi c'è la vera polemica che potrebbe partire da un istante all'altra. Io guarda, mi metto in un angolo, non parlo più e fai tutto tu, Brazzale, vai. Allora, innanzitutto, l'abbiamo già anticipato prima, oggi è il giorno della metamorfosi, quindi amici nati oggi, ricordate che la caratteristica principale è la metamorfosi. Infatti la caratteristica principale di nati il 10 di novembre è quella di essere sempre legati a profonde trasformazioni che interessano sia se stessi sia gli aspetti materiali, prodotti di cui si trovano a lavorare. Paradossalmente però i nati il 10 novembre danno spesso l'impressione di essere costantemente immutabili, cioè voi vi trasformate sempre, però apparentemente sembrate invece che non cambiate mai. Cioè, per farvi capire, voi siete come un orologio che, se guardate bene la lancetta dei minuti, piano piano si sposta, però se non la guardate sembra invece che sia fermo. A un certo punto della vostra vita, i nati il 10 novembre si troveranno a dover pagare il fatto di avere un temperamento eccessivamente critico e non facile da soddisfare. Quindi mi raccomando, attenzione, e cercate in certi momenti della vita di essere un po' più morbidi e un po' più di adattarvi un po' di più a quello che vi accade. In genere i nati nel giorno 10 novembre non brillano per sicurezza di sé quando si tratta di affrontare il mondo, ma anche nei momenti di depressione conservano un senso d'orgoglio e di fede del proprio valore. Il numero di chi è nato oggi è il numero 10, no, quindi... Uno. Sì, il numero sarebbe il 10, che però 1 più 0 uguale 1, esatto. Sarebbe il 10, perché è dal 10 poi diventa 1, hai ragione. Il vostro pianeta invece è il Sole. Allora, chi è dominato dal numero 1 vuole in genere primeggiare in tutto quello che fa. Il Sole invece tende ad assicurare un io ben sviluppato e un orientamento alla vita positivo. Per sì, quanto riguarda anche la... perché appunto è bello, perché chi è nato oggi, diciamo che non è tanto gestito da un pianeta, ma sì da una stella, quindi c'è tutta questa positività, questa solarità. Per quanto riguarda la salute, siete propensi ad avere problemi più cronici rispetto a quelli acuti, e una particolare propensione ce l'avete a interiorizzare i sentimenti, che può però rappresentare una minaccia psicologica, quindi la psicologa è dietro l'angolo in sostanza e vi fa sempre bene, vi fa sempre bene. Pregi, siete creativi, sicuri di voi, attraenti. Siete un pochino flemmatici, tra i difetti, particolari e un po' ripetitivi. Ricordatevi che se non avete ancora preso appuntamento dalla psicologa, noi la troveremo qui a ore 12, intorno alle ore 13 anche quest'oggi, come tutti i mercoledì. Allora, io oggi mi sono voluta ribellare, caro Brazzale, perché oggi non ho trovato un wow degno di questo nome e non volevo prendere subito dei bu o delle cose, eccetera. Grazie Gioia, mettimi un po' di glitter. E quindi ho deciso che oggi faccio del gossip. Vieni con me comunque al tavolino? Andiamo al tavolino. Non abbiamo sigla perché non era per iniziare. Sì, abbiamo che la sigla. Facciamo lo stesso. Un wow sotto il segno del... Allora, oggi abbiamo un wow sotto il segno del pettegolesso. Oggi sì. Allora, di cosa vuoi parlarci? Allora. Di cosa vuoi spettegolare? Ma lo sai che... Chi? Manuela Arcuri si sposa? Manuela Arcuri si sposa con chi? Sì, con il suo compagno. Ah, ma tanto ha un figlio anche. Tra l'altro lei ha un figlio di 7 anni, sta insieme da 11 anni con il suo uomo. Sì. Eccolo qua, lo vediamo dal TG.com. Sì. E finalmente dopo 11 anni d'amore è arrivata la proposta.
Praticamente sai come le ha chiesto di sposarla? Secondo me è tipo beautiful, un qualcosa di strano, una roba, di particolare. Sì. Allora, intanto... un anello che arriva su un filo trasparente, no, allora un calice di champagne con dentro un 75 carati. Stai calmo. Dimmi. Allora, praticamente, intanto si sposano sulla spiaggia tra Sabaudia e Latina al tramonto. Ma non è nessun dubbio. Esatto, si sposano. Però sai che fastidio, tutta la sabbia che ti va... Ma te non ti preoccupare, si sposano nel 2022. Sì. Allora, lui l'ha portata praticamente nel... cantiere dove stanno costruendo una casa, dicendo questo è il cantiere, un terreno, questo è il terreno del nostro prossimo castello d'amore, eccetera. E mentre esatto. E mentre loro parlavano, lui mostrava l'area verde dove sorgerà il loro castello d'amore, è passato un aereo nel cielo con scritto: Manu, vuoi sposarmi? E lui, tac, ha tirato fuori il brillocco particolare, perché lei ama le cose particolari, e quindi era un brillocco a forma di cuore fatto appositamente per lei, e quindi lei poi ha detto di sì. Io sono un po', contesto un po' il diamante fatto a forma di cuore. Ma se piace a lei, lei era contenta. Lei è contenta di tutti. Io sono sempre del parere che la proposta di matrimonio, del matrimonio, deve essere come lo vogliono gli sposi, il resto che se ne frega. Esatto. Io sono di questo. Quindi si sposeranno, convoleranno a nozze, ci sarà anche il loro bambino Mattia, che ha 7 anni, che è la vita ovviamente per lei, e senza di lui non potrebbe stare, ribadisce sempre ovviamente l'amore per suo figlio, ma arriveranno anche le nozze. Altra notizia che ti volevo dare oggi, caro mio Piero. Un sacco di news, un sacco di curiosità. Hai visto che Lady Gaga arriva a Milano, ma tra l'altro, ma lo sai. Non che arriva a Milano, gossip. Sono tutti impazziti per questo arrivo a Milano, dove presenterà il film di Gucci proprio nel fine settimana al cinema Apollo. Quindi a tutti gli amanti di Lady Gaga, mi raccomando, preparatevi. No, io volevo dire che la principessa Charlène è tornata a Monaco dopo 10 mesi in Sudafrica. Ha fatto 4 interventi per questa infezione che le aveva colpito l'orecchio e non il naso. Poteva volare perché rischiava la vita se volava. Esatto, è tornata magrullina, veramente magra, da molto paura. Provata ovviamente, però sì, così sono state un po' sfatate le voci che erano girate in questo periodo, dove sembrava che il divorzio fosse alle porte, dove dicevano che lei era fuggita. Che lei era fuggita, che non ne poteva più della vita a palazzo, eccetera, eccetera. Diciamo che questo comunque è sempre stata una storia che, un po' come tutti i figli comunque, come tutti i principi... Cioè, hanno sempre lavorato Hanno sempre un po' di gossip, di... Però questa qui è stata una storia che è nata un po' così, perché ricordiamoci che il giorno prima del matrimonio lei era fuggita perché si era vociferato che lui gli aveva fatto un po' di corna proprio il giorno prima. Ah sì? Sì. Beh, insomma, hanno smentito la crisi matrimoniale con queste fotografie dove si vedono tutti felici e contenti di essersi riuniti col cane, con i bambini, i gemelli, tutti felici e contenti, e vedremo quindi come sarà il futuro di Alberto e Charlène. Bentornata Charlène, ci sentiamo più tardi. Pensa, non ha visto neanche i suoi bambini per 10 mesi, al di là di Alberto, cioè io pensavo a lei come mamma che non ha visto i suoi bambini per 10 mesi. No, insomma, deve essere stato molto... molto un conto è non voler vedere un uomo, sì, ma un conto è stare lontano dai figli, quindi esatto. Insomma, se è stata in Sudafrica un motivo serio c'era, quindi bando ai gossip e bentornata Charlène. Curiosità con Lorenzo. Sento che arriva Lorenzo e subito penso a guarda parlare. Allora Lorenzo, continuiamo gli animali? Esattamente, l'ultima puntata di questo, come dire, filotto dedicato agli amici animali. Abbiamo un cane che sventa una rapina. Ah, e poi... ieri il sequestro di persona, oggi la rapina. Sì, ci sono cani eroi. Come vedete, Lana è sicuramente il cane che faceva la rapina, non che l'ha sventata. Esatto. E poi torneremo sugli altri assurdi. Diciamo che Lana è il mio eroe. È il tuo eroe, ti ha salvato Brazzale, quindi vediamo. Altro che eroe. Vediamo. Un giorno, due individui incappucciati armati stavano girando intorno a un'agenzia bancaria. Aspettavano che quest'ultima si vuotasse in modo che potessero fare la loro rapina tranquillamente. Mentre i cassieri stavano per concludere la giornata, i due ladri si sono bruscamente introdotti, interrompendo la loro attività. Puntarono le armi sui dipendenti della banca e mentre stavano dando loro degli ordini, un cane da guardia spunta dietro uno dei due ladri e iniziò ad attaccarlo.
iniziò tirandolo dal collo, in modo da destabilizzarlo, prima di morderlo a livello della nuca. Ebbe così male che lasciò la sua arma e cadde immediatamente per terra. Contorcendosi di dolore, era stato costretto ad abbandonare il suo progetto di rapina. Per quanto riguarda il secondo bandito, ebbe paura e fuggì. La polizia non tardò a venire a neutralizzare il criminale. Alla fine avrà mancato la sua rapina, ma oltre a questo ripartì con una bella cicatrice, in modo che si ricordi benissimo di quella notte. Capito? Si è ricordato benissimo di quella notte. Occhio, occhio ai nostri amici a quattro zampe che ci sanno difendere molto molto bene. Ma adesso vai con la campanella, è qui il nostro professor Colla oggi con un nuovo look direttamente. La festa! La fidanzata gli ha detto che lo voleva con il cappello corto ed eccolo lui. Sei andato dal barbiere, come si suol dire. Salutiamo le mie parrucchiere di fiducia. Addirittura le parrucchiere. Addirittura le ne hai più di una di barbiere. Ne ho due, ragazzi, ne ho due. Una per il lato destro. E una per il lato sinistro. Bene. Shampoo. Sava, professore, di cosa parla oggi? Parliamo oggi del rosso relativo, parliamo di Togliatti. Ah. Togliatti, chi era Togliatti? Togliatti, fondatore. Togliatti e Togliatti. Era uno di sinistra. Ecco, benissimo, grazie Francesco, hai indovinato tu. Sì, era uno di sinistra, è stato non il fondatore ma il primo segretario del Partito Comunista Italiano. Sì. Il Partito Comunista Italiano che ha una storia molto particolare perché nasce dalla separazione del Partito Socialista Italiano Unitario, si sono staccati e il PCI, nasce, cresce, muore in parte con quello che è stato il ventennio fascista, come possiamo immaginare, anche se si trovavano segretamente. L'uomo che vediamo in questa fotografia è appunto Togliatti. Cosa fa? Prende e scappa, va in Russia, in URSS, che è stato consigliere strettissimo di niente proprio di meno che chi era il capo della Russia? Ma ci vuoi far delle figuracce? Poi dai ragazzi, sì, no, lo so, ma è famoso, ma tanto famoso. Stalin è bravo, è proprio certo. Stalin. Beh, sì, dai, di Stalin. No, è che mi devo preparare, devo ripassare mentalmente. No Nico, basterebbe ascoltare che è diversa la cosa. Ero lì così, cioè, un attimo. Che acidità, allora. Oggi che è il professore deve fare male, che capelli. Ansia. Dai, vedi? Stalin, certo. più o meno i professori devono sentirsi così. Guarda che dà una botta di vita questa cosa. Comunque sarà consigliere di Stalin, un uomo geniale, un uomo assolutamente geniale, perché considerate che durante il periodo di Stalin c'erano cosiddette purghe staliniane che sono state sventate successivamente da Khrushchev, dal segretario successivo di partito russo. Praticamente cosa faceva Stalin? Chi non gli andava a genio o si temeva, lui temeva che gli facesse una congiura contro di lui, lo faceva uccidere. Lui riesce a resistere dal 1920 fino al 1943, quando ritorna in Italia. Ritorna in Italia con una cosa che abbiamo già visto, con una cosa chiamata la svolta di Salerno. Nel 43 c'è stato l'armistizio, che è la cosa che unisce i partiti e dice della riforma istituzionale di quello che sarà l'Italia, ne parliamo alla fine della guerra. E questo fa sì che si uniscano tutti i partiti fino al 1945 e successivamente fino al 1948. Sarà uno dei grandi protagonisti della Costituente, insieme a quella che sarà la sua compagna di vita, prima in maniera segreta perché lui era sposato, si separa, non divorzia, perché muore nel 64, quindi non divorzia, si separa dalla moglie e sta con una delle donne più importanti per la storia istituzionale italiana, che è stata Nilde Iotti. Bravo Piero. Nilde Iotti. Hanno avuto anche una figlia. Hanno avuto anche una figlia, sono stati compagni storici. Lo sa perché ha visto la fiction. Beh, ad Asiago. No, comunque è stata la prima donna presidente della Camera per più volte, quindi una comunistissima anche lei, rossa, ma una donna molto intelligente e soprattutto molto, molto particolare, ma una grande donna dal punto di vista istituzionale. Non è stato uno statista, la differenza tra politico e statista l'ho detto ieri. Chi è statista ha senso dello Stato, i comunisti di base non hanno senso dello Stato. È stato un grande uomo politico, non è stato uno statista. Hanno un senso di partito, i comunisti, ma non hanno senso dello Stato. È per questo che in Russia, fino a Putin, non c'è stato il presidente russo, ma il segretario russo. E lui successivamente c'era l'elezione del 48, le sinistre perdono perché vince con una maggioranza abbastanza forte, più o meno il 50%, la Democrazia Cristiana di De Gasperi, di cui abbiamo parlato ieri, e il 14...
Sì, sì. Beh, effettivamente un po' ci assomiglio, però, ragazzi. Dove? No, insomma, la testa e ho due occhi, due orecchie, una hai bocca, un naso. I capelli un pochino più corti ai lati, tu. Vero? E beh, per fortuna, perché 50 anni fa questa cosa. Niente, morale della solfa. Ne muore nel 64, è stato un grande uomo politico. Oggi non è stato un grande capitolo di storia, però fa niente. No, insomma, beh, scusami, capitolo è una figura storica importante. Di un personaggio invece di primissimo piano, e esatto. Un politico sia lui, sia anche la sua compagna. Anche perché sono, vedi? Nel Deiotti, che subito sembrava fosse una donna che comunque dovesse essere sempre all'ombra del grande personaggio politico, che invece poi è riuscita meravigliosamente a ritagliarsi un suo spazio, e ricordiamo che è stato la prima donna presidente di una Camera, quindi una delle cariche istituzionali più importanti d'Italia. Grazie Andrea, torniamo domani con la storia, breve interruzione, a tra poco. Bentornati nella nostra casa, questa è sempre la mattinata di Cremona 1 in questa giornata particolare che è iniziata ancora alle 7 con le nostre dirette e finirà in serata. Vi ricordo, questa sera alle 21 siete tutti invitati alla nostra grande serata di gala, dove vi racconteremo tutto quello che sta andando in onda. Tra l'altro proprio questa sera è una serata particolare, perché questa sera alle 20.30 andrà in onda l'ultima produzione originale di quest'autunno, ma vi racconteremo anche quello che vedrete il prossimo anno qui su Cremona 1. Però vi ricordo, a proposito della nostra televisione, che anche Cremona 1 dal 15 di novembre passa al nuovo sistema del digitale terrestre. Allora, se vedete tranquillamente i canali Rai o Mediaset in alta definizione, quindi canale 5 o Rai 1 sul 501 o sul 505, siete a posto almeno fino al 31 dicembre del 2022. Se invece avete difficoltà nella visione, dovete cambiare la televisione oppure prendere un decoder, ma vi ricordo, potete usufruire dei bonus governativi. Se naturalmente fate questo acquisto, sarete a posto anche con lo switch che ci sarà il prossimo anno, e quindi anche dal 1 gennaio 2023 vedrete tutti i canali senza nessun problema. La cosa che vi stiamo consigliando un po' tutti i giorni, ma è fondamentale che lo facciate il 16 di novembre, quando noi passeremo al nuovo sistema del digitale terrestre, invece è quello di risintonizzare il televisore. Fatelo proprio per abitudine, un po' per tutte, sia per Cremona 1 naturalmente, ma anche per tutte le altre televisioni. Piano piano stiamo tutti passando al nuovo sistema del digitale, quindi una volta a settimana fate per abitudine proprio di risintonizzare il televisore. Anche una settimana, una settimanella ancora, esatto. Anche un po' meno. Adesso giochiamo con i disegni del nostro pseudo disegnatore. Io non lo vedo quel bianco a casa, con Lenzo io sono Lorenzo. Buonasera Van Gogh della Bassa. Buonasera dallo pseudo disegnatore. Van Gogh de Noantri. Ebbene, ha scaldato la matita? Assolutamente sì, è rovente la punta della mia matita digitale. Vadi che abbiamo poco tempo. Vadi lei. Allora, un quadrato, una casa, una finestra, un oblò, un play. Ok, YouTube. Ok, cosa c'è? Uno schermo. Internet. Una tastiera. Un videoregistratore. App. Una radio. Un registratore. Un videoregistratore. Un computer. No. Un coso di una telecamera. DVD. No. Una tele. Cos'è? Un CD, un hard disk. Perché non va più la penna? Un lettore. Cos'è? Una roba da schiacciare per farlo per una macchina fotografica. Una telecamera, abbiamo detto di no. No, un registratore. Cos'è questo? Il play. Ok, ma può essere il simbolo. Un tasto. Cosa c'è su YouTube? Accendi. Video. Parti. Oh, video. E tu mi fai il tasto play? Sì, perché il tasto play è universalmente riconosciuto come il tasto dei video. Comunque, vabbè. Ma solo a casa era, tua. Era difficile. Vi confesso che era volutamente difficile. No, vado con qualcosa di molto più facile. Scusami, video non è una cosa generica. Certo, non è il sì, play. Però se tu vai... Vabbè, comunque... Se io penso a un play, non penso assolutamente al questo video. Questo è più facile, Bocciato. Giuro che è più facile. Vado. Ai, ai, ai. Cos'è? Per fortuna che era più facile. Brava! Ti ho detto che era facile. L'ha già indovinato. Cioè, ma anche la spada riesce a farla. Beh, è bella non come spada. Guarda, c'è il pomolo. Per la spada. E questa qua è la lama della spada. Va bene. Brava. Che tristezza.
2-0. Andiamo. Vado. No, perché 2-0? Perché ho indovinato anche no, video. No, video no. Sì, ho detto video. Ma no, ma non vale. Ma per carità. Fiore. Allora, Fiore. Fiore. Prato. Prato. Giardino. Aiola. No, allora. Girasole. Bravo, Piero. Bravo. Bravo. Stavo per disegnare il sole e fare questa cosa qua. Complimenti. Molto bene, molto bene. Che intuito, ragazzi. Ma questo è l'unico disegno, penso, che in due anni ha fatto decente, quindi. Vado col prossimo. Volendo vedere, le petali non sono così. Esatto. Incudine. Oblò, barca, ancora, pizza, margherita. Telefono. Ok, più... Cornetta. Nello specifico questo... Telefono, quello con la rotella, vecchio, degli anni Ottanta. È un... Cellulare. Telefono analogico. Apparecchio telefonico. No, ha un nome specifico questo telefono, se non è... Vabbè, si chiama telefono di una volta. Ok, ma è? Un cordless. No, dove sta? Telefono col filo. E quindi? Telefono fisso. Oh, telefono vabbè, fisso. Ma è un telefono. No, io, cioè, voglio io gli lancio qualcosa stamattina. Telefono fisso. Ragazzi, cioè, ragazzi, il mobile c'è il fisso. Proviamo qualcosa, tipo la mostarda, che è bella pesante. Sì. Allora. C'è l'ultimo, giuro che c'è l'ultimo. Sì, beh, meno male, guarda. Sono stato molto veloce e molto efficace, vero? Meno male. Quindi sto vincendo, comunque ho vinto io, Bazzale. Non ero preparato, giuro. Vabbè, comunque. Muro. Una pista è brava. Ok, siamo muro. Lì. Muro contro muro. Muro. Un riflesso. Cos'è? Un buco del muro. Un chiodo. L'orologio. Orologio. Da pendolo. Ok, orologio. Da muro. Da muro. Brava. Sì, prima, ma le cose, le cose composte non ce la possiamo fare. L'orologio basta. Ti diamo un 4 meno meno, Lorenzo. Un 4 meno meno. 4 era meno la mia meta in matematica, sì, questa. Mancava solo che facesse orologio a cucù. Esatto. Cucù. Meteo. Meteo. Dobbiamo licenziare. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora condizioni meteorologiche tipicamente autunnali per la presenza di una zona di bassa pressione posizionata sul Mediterraneo occidentale, che rimarrà lì fissa ancora per alcuni giorni e condizionerà il tempo in diverse zone dell'Italia. Controlliamo intanto la nuvolosità presente sul nostro paese. Come vedete, da nord a sud ci attende un mercoledì molto variabile, con nuvole che si alterneranno a parziali schiarite, ma nubi che porteranno anche delle piogge. Controlliamo le precipitazioni, che per la verità non saranno particolarmente diffuse, tutt'altro. Solo sulle isole maggiori rischiamo fenomeni particolarmente intensi. Dalle altre parti ogni tanto qualche breve piovasco, ma nulla di eccezionale. Quindi in definitiva ci attendo un mercoledì che sarà brutto sulle isole maggiori. Lì sì, tante nuvole, alta probabilità di pioggia. Poi qualche goccia attesa sulle regioni tirreniche, ma comunque fenomeni non particolarmente diffusi. Anche al nord-ovest qualche goccina di pioggia potrà cadere, nel resto d'Italia solo un po' di nuvole che si alternano a qualche parziale schiarita. Attenzione però, ancora un po' di vento che si farà sentire, e come temperature valori sempre un po' contenuti al nord, non bassi al centro-sud. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre zone scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. C'era quel vortice perturbato che è lì proprio in mezzo al Mediterraneo, che secondo me fa un po' paura. Esatto, fa un po' paura. Anche perché, specialmente per gli amici delle isole maggiori, sarebbe un momento un attimo di stare tranquilli, perché proprio abbiamo visto che è anche proprio, no, ma anche proprio nelle giornate di ieri, dell'altro ieri, ancora disastri veramente pazzesco. Esatto. Vabbè, staremo a vedere, perché mi sembra che la situazione un attimo sia in leggero miglioramento. Staremo a vedere le evoluzioni. Vi ricordo che naturalmente il meteo lo trovate da noi, naturalmente, nella nostra mattinata in più momenti, a partire dalle 7, ma anche poi al termine di tutte le edizioni del nostro telegiornale, quindi intorno alle 14, intorno alle 16.30, alle 19.30 e alle 23.30, con tutti gli aggiornamenti, sempre grazie agli amici e ai colleghi di Trevi Meteo. Lo sapete però, a quest'ora sono le 11.31, per tutti gli amici che ci seguono in diretta, e diamo sempre un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti dei siti, quindi dal web, Corriere, Repubblica e Stampa. Esatto, vediamo un po' cosa c'è in primo piano. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Si parla di COP26, quindi Glasgow. C'è la bozza finale del testo che rischia di deludere tutti. Emissioni tagliate del 45%, stop graduale al carbone. Il target che resta ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, lo stesso di 6 anni fa.
ora i negoziati tra i delegati per una dichiarazione condivisa. Invece per tornare in Italia con la politica e le decisioni del governo, per quanto riguarda il super bonus arrivano i controlli preventivi, quindi ci sarà questo decreto antitruffa anche per i crediti inesistenti. A un anno dall'avvio della cessione del credito e degli sconti in fattura dei bonus edilizi, l'Agenzia delle Entrate ha scoperto operazioni fraudolente per 800 milioni di crediti inesistenti. Arrivano i controlli preventivi e il rischio è cioè il rischio riciclaggio. Per quanto riguarda invece l'assegno unico per i figli, partirà da marzo 2022. Chi ci guadagna, chi ci rimette? Ci sono quattro simulazioni sul Corriere della Sera. Secondo le indiscrezioni, la soglia minima ISEE potrebbe passare da 7.000 a 15.000 euro. Per l'ufficio studi della UILA, a guadagnarci sarebbero solo le famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Meno soldi invece per le famiglie monoreddito. E poi la strategia per i cortei no Green Pass, la mappa. Ho preso una decisione abbastanza importante, sì, nella giornata di ieri, quello di evitare tutti i cortei, di autorizzare solamente dei cortei stabili, dei sit-in nelle varie piazze. Poi, senza movimento. Esatto, in più c'è il caso preoccupante del nord-est, che dove sono stati tutti questi cortei, cioè comunque sono dei focolai importanti, ricordiamo, sia in Friuli ma anche nel Veneto. Adesso l'articolo non sono andato all'interno, però è diventato nella zona poi di Padova, il cuore dei contagi, esatto, sostanzialmente. No, ma anche a Padova, nella zona di Colli Euganei, è una zona che almeno fino alla settimana scorsa c'erano veramente tantissimi contagi. I prefetti di molte città pronti a emanare provvedimenti per proibire cortei e anche sit-in nei centri storici e nelle strade dello shopping natalizio. La mobilitazione dei movimenti che annunciano invece reazioni in piazza. Sì, questo è stato dovuto anche al fatto che moltissime associazioni di categoria, parlo di commercianti, artigiani e quant'altro, dopo settimane e settimane dove vedono bloccato il lavoro nel primissimo pomeriggio della giornata di sabato, hanno veramente iniziato a soffrire, anche perché dicono la giornata dove abbiamo l'incasso maggiore viene bloccato praticamente tutto quanto nel momento clou, quando di solito c'è comunque il passaggio. Va bene, ognuno deve dire giusto, stufato, va bene, dire giusto che ognuno pensa, però lasciateci lavorare anche, già siamo stati chiusi per mesi e mesi e mesi. In Danimarca torna il Green Pass, dietro fronte del governo dopo l'aumento dei casi, quindi un altro paese che insomma è alle prese con nuovi contagi. Non vaccinati per il Covid dall'Austria a Singapore, i paesi che li puniscono e le regole adottate, perché anche in Austria ricordiamo che c'è questa sorta di lockdown solo per i non vaccinati. In Austria è veramente un lockdown solo per i non vaccinati, tra l'altro molto molto forte anche, ma semplicemente anche per cercare di salvare una stagione invernale che ricordiamo l'anno scorso è stato perso completamente dappertutto. Ricordiamo anche qui in Italia che proprio in questi giorni, nei giorni in cui stavano partendo tutti i mercatini di Natale, sono stati bloccati tutti quanti, sono stati annullati e si iniziava a vociferare della chiusura degli impianti di risalita, che poi al 15 di dicembre è stato invece deciso di un altro blocco totale, quindi una stagione intera completamente persa per quanto riguarda l'inverno dell'anno scorso. Ma abbiamo sentito l'altro giorno che potrebbero scattare dall'anno nuovo il Green Pass anche per lo sci. Allora, lo sci intanto è stato approvato, lo sci, il Green Pass in Austria. Specialmente il posto andare solamente i vaccinati, quelli che hanno Green Pass. In Italia al momento non mi sembra, però dal gennaio 2022 potrebbe essere un'ipotesi, se non sbaglio. Al momento a livello di normative c'è il contingentamento nei biglietti, però al momento è libero. Allora vi portiamo a Milano invece per questa storia di questo ragazzo che si chiama Johnny, che è riportata sul Corriere, un clochard italiano che è vivo grazie alla generosità di rider e venditori di rose. Ha 31 anni, è un senza tetto, dopo la morte dei genitori ha perso il lavoro interinale che aveva e non riesce più a pagare l'affitto. Dice: conciato così non mi prendono neanche per fare il lavapiatti. Una storia insomma che sta attirando l'attenzione di tante persone. Posso dire una cosa, che questo è un insegnamento di vita per tutti quanti noi? Sì. Di solito quando vediamo i rider o quando vediamo i venditori di rose, ma li snobbiamo pure e diciamo, ci abbiamo anche delle invece brutte. Invece speri che scatta una generosità. E invece è bello, sono proprio belle queste storie. Nicoletta, se sei d'accordo, sì, vediamo cosa ne pensate voi sul nostro argomento del giorno. Sentiamo Anita cosa ha chiesto e ha proposto vediamo. Ai nostri amici a casa. Dite la vostra.
progetto di ecosostenibilità. A Cremona c'è stata un'iniziativa molto importante insieme per gli SDG. Per dite la vostra, andiamo a sentire cosa pensate. Venite con me. Oh, ma può essere in qualunque momento. Qualunque momento della nostra giornata può essere disponibile per aiutare a rimettere a posto le cose. Tutti possono contribuire a ridurre alla propria maniera, però non so fino a quanto si possa riuscirci. Basta. Però ognuno alla sua maniera, con i suoi sacrifici, chiamiamoli così, può ridurlo. Di noi può contribuire a ridurre l'impatto ambientale? Tanto, tantissimo, facendo attenzione a non sprecare in ogni situazione. Io già uso acqua della fonte e già non consumo più bottiglie d'acqua di plastica, che può sembrare banale, ma do il mio contributo. Ah, tantissimo, a partire da fare comportamenti virtuosi, appunto sfruttando fino all'ultimo le possibilità sull'efficientamento energetico, sui mezzi di trasporto, andare in bicicletta ad esempio, e utilizzare la bicicletta anche per andare al lavoro, perché quando è possibile esistono poi le biciclette elettriche. Credo molto in questo tipo di mobilità e io stesso cerco, non a Cremona ma a Brescia, di portare avanti iniziative di questo tipo. Io penso che innanzitutto la raccolta differenziata, perché non è fatta assolutamente bene, perché noto spesso e volentieri che ci sono persone che non la fanno giusta e si vedono anche nei sacchi dell'immondizia, visto che li danno trasparenti si vede quello che c'è all'interno, e questa è la mia opinione. E poi vabbè, naturalmente, visto che in ogni famiglia mettiamo 5 persone, hanno tutte e 5 la macchina, magari si potrebbe diminuire tutto qua. Ma avete detto delle cose giustissime. La prima cosa, quando si parla di sostenibilità, è quello di iniziare a guardare noi stessi e iniziare a prendere dei piccoli comportamenti. Io, ad esempio, sono ormai 2 anni che utilizzo al lavoro. Non più le bottigliette, ma riempio la mia borraccia. È una piccola cosa, però minimo sono 3 bottiglie d'acqua di plastica al giorno. Sì. A casa bisognerebbe fare lo stesso. Pensa a fine settimana quante bottiglie esatto. sono. Tu cosa fai? Io faccio la... No, non sono la cialtrona, faccio la differenziata. Tu sei bravissima, attenta. La differenziata. Io un sono po' meno. La regina della differenziata, anche a casa. E non posso dire che uso meno la macchina, perché non è vero. No, anzi, è sempre la macchina. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Non posso dire così. Mi impegnerò. Ma io invece vado a piedi. Eccoci tornati qui in diretta, sempre aspettando mezzogiorno. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono. Vi ricordiamo, non è ancora comparso. Dai, Alicia, vai con il numero 338 60 10 112, il nostro numero per guardare, per mandarci i vostri messaggini in WhatsApp o SMS. Vi ricordiamo anche che siamo presenti su Instagram, su Facebook, il sito di Cremona 1, oppure l'app è completamente gratuita per vedere e rivedere tutti i nostri programmi, ma anche per seguire tutte le nostre dirette streaming. Vuoi vedere cosa hanno messo come decorazioni natalizie a Napoli? Cosa hanno messo a Napoli? Guarda cosa hanno messo. Gli orsetti. Ah. Orsetti, lune, schimesi, le luci di Natale però che fanno infuriare i napoletani. Ci ha messo anche il carico il buon Sgarbi, che ha detto obbrobrio. Infatti, critiche su questa installazione volute dalla Camera di Commercio. Sono d'accordo con Vittorio Sgarbi. Non sono molto natalizie, diciamo. Ho visto sono... Vittorio Sgarbi la settimana scorsa. Dove? A Tosiago. Ah, sì? No, c'era il centenario, c'erano i festeggiamenti per il centenario di Mario Rigoni Stern, e uno dei relatori in questo weekend, dove si è parlato di, per me, uno dei più grandi personaggi della letteratura del Novecento, c'è stato anche un omaggio appunto di Vittorio Sgarbi per questo motivo. Allora, siamo arrivati al momento dei nostri itinerari di viaggio. Oggi vi porto alle Terme di Vaglio, quindi siamo qui in provincia di Brescia, qui vicino, nella porta di quella che è la Valsabbia. Noi ci vediamo puntualmente a mezzogiorno con ore 12, avete sentito da prima, abbiamo un menù ricchissimo con un sacco di ospiti, tra poco vi aspettiamo. Ciao ciao!
a fianco a me ho Floriano Massardi, consigliere regionale, assessore della cultura del comune che ci sta ospitando, perché sì, vogliamo iniziare questo nostro viaggio alla scoperta della Valle Sabbia proprio con il comune di Vaglio Terme. Peculiarità di questo comune, mi corregga se sbaglio naturalmente consigliere, è che è proprio vicinissimo sia a Brescia che al Lago di Garda, e la cosa bella di quando sono arrivato qui è proprio che si stacca completamente la spina dal mondo sostanzialmente. Perché un nostro telespettatore deve venire in questa zona per un'escursione fuori porta oppure per un weekend o per un periodo di soggiorno? Sì, è proprio vero, noi siamo un anfiteatro naturale a due passi dal Lago di Garda, 10 minuti, e a 15 dalla città, dal capoluogo, per cui una posizione strategica, bella fresca, e dove si può veramente riposare. È un paese ricco di storia, di tradizioni, e difatti oggi parleremo anche di sorgenti d'acqua. Abbiamo censito più di 28 sorgenti nel paese e questo ci porta a avere un turismo di questo tipo di ricerca della natura e della spontaneità. Diciamo che l'acqua in queste zone, in queste terre, gioca un ruolo da protagonista. Sì, Vaglio, come si suol dire, in nome omen, perché Vaglio significa allo stesso tempo valle, ma vuol dire anche insieme di corsi d'acqua, e proprio questo calza a pennello. Questa località, questa zona è un'eccellenza per quanto riguarda la regione Lombardia. Entriamo un po' nel suo ruolo istituzionale. Cosa vuol dire per lei il dare risalto a dei territori come questo? Sì, è un orgoglio dare risalto a un paese come il mio, piccolo comune di una valle magari poco conosciuta ma straordinaria per le sue potenzialità e per il suo ruolo che ha giocato nella storia. Vaglio nel corso di questi anni ha avuto il piacere di approfondire molti aspetti della propria cultura, della propria storia, realizzando anche dei progetti mirati importantissimi, come il recupero dei sentieri storici. Abbiamo più di 100 chilometri di sentieri escursionistici nella mia Vaglio. Abbiamo un laboratorio didattico naturalistico sull'altipiano di Ere per le scuole e per chi vuole approfondire un po' degli aspetti naturalistici del paese. Abbiamo realizzato una ricerca con l'Università di Padova, una ricerca archeologica, a breve una pubblicazione di un libro che porterà il titolo Paesaggi ed insediamenti dalla preistoria ai giorni nostri. E questo è sicuramente l'essenza della nostra piccola realtà. Sergio Berardi, amministratore unico delle Fonti di Vaglio, perché di terme adesso vogliamo parlare, e delle terme siamo molto vicine alla città. Questa è una peculiarità di questa zona, che uno arriva, stacca completamente la spina, ma a pochi minuti praticamente dal centro di Brescia. Assolutamente sì, Terme di Vaglio sono un centro di eccellenza della Lombardia, ci troviamo in una posizione strategica tra la città di Brescia e il Lago di Garda, per cui a pochi minuti da Salò, a pochi minuti dal Lago di Garda e all'inizio della Valle Sabbia. Tradizionalmente queste terme sono nate per le virtù preventive e terapeutiche dell'acqua di Vaglio. L'acqua Castello di Vaglio infatti è l'acqua che della salute, l'acqua che cura. Siamo accreditati al primo livello super dal Servizio Sanitario Nazionale per cure idropiniche e inalatorie, e quindi l'utente lombardo e il turista in generale può immergersi, come vedete, nel verde, nel relax delle Terme di Vaglio, dove appunto può fare non solo cure ma passeggiate, relax e soprattutto trovare quello che di solito un cittadino o comunque un utente della pianura padana può cercare, ovvero pace e tranquillità. Vaglio è famoso prima ancora per l'acqua, per il suo clima, per un clima mite, e quindi, ripeto, una delle eccellenze che Lombardia può vantare.
si cura praticamente sia il corpo che la mente. Assolutamente sì, perché come si diceva prima, non solo un centro cure, ma un centro di cura, cultura e musica. Stiamo ospitando in questi giorni il Festival Internazionale del Gong Planet e quindi da tutto il mondo convergono su Vaglio e sulle terme proprio per meditare, per suonare e per permettere a questi suoni, a queste vibrazioni di attraversare il nostro corpo e di liberare la nostra anima. Questo è diventato un appuntamento molto importante dal punto di vista addirittura mondiale. Assolutamente sì, vengono da tutto il mondo, in particolare il più famoso diciamo gonghista viene dall'America, è arrivato proprio quest'oggi e quindi siamo orgogliosi come vagliesi e diciamo come, come lombardi in generale di ospitare questo evento internazionale. Non solo questo, perché ormai il Parco delle Terme di Vaglio ospita numerosi eventi, soprattutto dal punto di vista, ripeto, dell'incontro, della meditazione e della spiritualità. Quindi dove c'è acqua, c'è energia, c'è vita e quindi diventa un punto interessante, soprattutto diciamo per l'Europa del Nord, per venire a incontrare se stessi. In questo momento mi sono spostato sull'altopiano del Cariade, che siamo sempre a pochi minuti praticamente dal centro di Brescia, vicino al lago di Garda. La cosa che colpisce quando si arriva in questo territorio è sicuramente la differenza dell'ambientazione dal punto di vista naturalistico rispetto a tutto il resto della Varsavia. Qui è praticamente la porta d'accesso della Varsavia. Lo vedete già a fianco a me, Fabrizio Peli, consigliere alla cultura del comune di Serle. Il luogo dove ci troviamo spettacolare da un punto di vista di panorami, si vede appunto il lago di Garda di fronte a noi, le prealpi vicentine, veramente se volete vedere un panorama spettacolare venite nel punto dove ci troviamo, che adesso naturalmente il Fabrizio ci spiegherà bene. La localizzazione, siamo nel comune di Serle, comune particolare perché è composto da tante piccole frazioni, 17 se non erro. Esatto, il comune di Serle è dislocato su un'area molto ampia, partiamo da circa 300 metri di quota per arrivare ai 1165 del monte Uccia. Noi qua ci troviamo a 900 metri di quota sul monte Orsino. Abbiamo un bellissimo monastero dell'anno 1000 che poi vi verrà spiegato nel dettaglio. Dici bene, Serle è adagiata come un fazzoletto su questo territorio. I nostri antenati hanno deciso di creare tutte queste piccole frazioni
che sono poi unite, diciamo, dal corpo centrale del paese. 17 frazioni anche con le sottofrazioni. Anche con sottofrazioni, perché appunto la determinata frazioncina ha le quattro case staccate a cui è stato dato un nome, per cui frazioni con sottofrazioni. La cosa che mi ha colpito, lo dicevo prima in apertura, si arriva qui e si trova un paesaggio che è completamente differente rispetto a tutto il resto della Valsabbia, che è un po' la peculiarità di questa valle, le tantissime localizzazioni differenti rispetto appunto all'ambientazione, le altezze. È veramente incredibile questa valle. Esatto, Valsabbia è bellissima dal primo paese a monte all'ultimo a valle che siamo noi. Noi ci differenziamo appunto rispetto agli altri paesi della valle per il fatto che abbiamo questo campo visivo aperto, essendo i primi, siamo proprio a ridosso della pianura padana, abbiamo avuto la fortuna da madre natura di essere avvantaggiati in questo senso. Dite bene, perché lo dicevamo sempre prima, una finestra sul mondo a 360 gradi, ogni luogo, ogni angolo che vai, vedi dei panorami veramente incredibili e spettacolari. Esatto, confermo, per cui chiunque abbia voglia di passare una giornata all'aria aperta, godendosi di panorami, diciamo, non usufruibili in tutti i posti, è invitato a venire a Serle, assolutamente. Qui dove ci troviamo con precisione? Diamo un po' di informazioni anche di servizio ai nostri telespettatori, quali sono le vie d'accesso principali, specialmente da Brescia. Allora, arrivando da Brescia si può arrivare tranquillamente con l'autostrada A4, l'uscita Brescia Est, si prende la tangenziale, la strada statale 45 che porta a Salò, con uscita Nuvolera. Ci sono poi tutte le indicazioni che vi condurranno all'altopiano di Cariadeghe, per cui non potete sbagliare. D'altro canto, venendo da Salò, troverete appunto le indicazioni per Brescia all'altezza di Nuvolento, anche lì ci sono tutti i cartelli che indicano la località turistica dell'altopiano di Cariadeghe. Seguitele e arriverete nel punto in cui ci troviamo noi adesso. Questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.